Nel video di oggi parliamo di uno degli ultimi libri che ho letto, che è Maestro di te stesso. Questa è una lettura veramente molto importante, una lettura sicuramente obbligatoria per tutti i musicisti, e vedremo tra poco perché. Allora, innanzitutto mi chiamo Luca Esposito, siamo sulla Music Performance School, finalmente ha cambiato nome dopo che ne ho parlato per tantissimo tempo, e prima di passare al video di oggi ti invito ad iscriverti al gruppo Facebook dei Music Formats, che anche quello ha cambiato nome, e poi ti ricordo che c'è un corso sulla gestione dell'ansia specifico per musicisti che non è ancora in giro sul sito perché non ho tempo per fare i materiali di presentazione, però se interessa mi contatti in privato. Allora, veniamo al contenuto di oggi. Quindi abbiamo detto questo libro veramente molto interessante, lo faccio vedere di nuovo, Maestro di te stesso, che è stato scritto da Federica Righini e Riccardo Zatra, PNL per musicisti, guida pratica alla realizzazione artistica e personale con le strategie della programmazione neurolinguistica. Allora, ci sono un sacco di cose da dire su questo libro, in realtà vado sempre un pochettino a braccio, quindi dirò quello che mi viene in mente, poi innanzitutto te lo puoi approfondire per conto tuo, quindi ti invito ad acquistare e a leggere questo libro. Allora, sicuramente ci sono moltissime strategie che sono veramente utili. Questo è stato uno dei primi libri che ho letto quando ho iniziato a studiare le prestazioni musicali, quindi dopo aver letto Il gioco interiore, quel libro sul coaching di Sir John Whitmore, questo è stato, se non sbaglio, il terzo e il quarto libro che ho acquistato, e contiene veramente tantissime informazioni utilissime, perché è un libro a 360 gradi, cosa come piace a noi qui alla Music Performance School. È un libro veramente validissimo. Ora, farò un contenuto che sarà quello di domani sulla PNL, perché c'è da dire che in 3 anni e mezzo in cui studio queste tematiche, tra cui anche il miglioramento personale, che per me è molto collegato alle prestazioni, non ho mai capito benissimo che cos'è questa PNL, nel senso che ho studiato, ho letto diversi contenuti, ho visto diversi video, audio, podcast, eccetera eccetera, però non sono mai riuscito a capire, cioè no, non è difficile capire che cos'è la PNL, basta fare una ricerca, quindi programmazione neurolinguistica, però cosa la distingue da altri approcci, dico la verità, non l'ho mai capito, anche perché in questo libro, che affronta lo sviluppo del musicista a 360 gradi, in realtà vengono riportati tantissimi studi scientifici, tantissima letteratura a livello psicologico, tantissimi esperimenti proprio sulle prestazioni fisiche e mentali, eccetera eccetera, quindi poi di PNL io qua non ci ho trovato poi tantissimo, cioè questo è un manuale in realtà molto scientifico, molto preciso, che contiene dati riportati molto in maniera molto precisa, che si trovano anche altrove, però ripeto, è un lavoro fatto veramente molto bene, però ci ho visto pochissimo della PNL, almeno perché così per come l'ho conosciuta da altre fonti. Non so perché sia stato utilizzato questo approccio, anche perché questo libro alla fine contiene una bibliografia di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 pagine, che ci sono considerati un centinaio di libri che i due autori hanno letto. Quindi saranno libri che nei prossimi anni sarà mio impegno e cura leggere, perché vendere non si finisce mai di imparare. Quindi intanto si può partire da questo, che ripeto, ci affronta tantissime aree, ovviamente non in maniera approfondita, ma parliamo sempre di un libro, quindi non è, altrimenti viene fuori un'enciclopedia. E poi se mi segui da un po' sai che su questo argomento se ne può parlare, ogni cosa che prendiamo in realtà potrebbe essere espansa, farci dei, non dico dei corsi, ma comunque delle lezioni molto molto approfondite, quindi per essere una panoramica è veramente ben fatto. Una delle, secondo me, delle letture più importanti che puoi fare dopo Il gioco interiore e libro su coaching, fattura 1%, libri di cui abbiamo già parlato finora, e se ci aggiungiamo questo, cioè è chiuso un pochettino tutto per quanto riguarda nello specifico la musica. Tra l'altro è stato scritto da due autori italiani, quindi abbiamo detto Federica Righini e Riccardo Zatra, quindi Zatra, scusa, e quindi questa cosa ci può rendere orgogliosi da questo punto di vista, perché vediamo sempre degli americani, tutto ciò che viene da fuori, però anche in Italia abbiamo ottimi libri, abbiamo musicisti preparati, ovviamente insegnano in conservatorio, sono molto più preparati di me, molto più competenti di me, per niente questo libro è stato pubblicato da Edizioni Curci, quindi parliamo di livelli veramente molto molto alti rispetto ai miei. Quindi per questo video è tutto e noi ci vediamo al prossimo.